Oh, stasera, signori, ci proviamo Lightyear Frontier. È un gioco ancora ad accesso anticipato, quindi vediamo un pochino. È arrivato in questi giorni sul Game Pass e quindi lo proviamo, lo proviamo. Lo proviamo insieme. Si tratta, insomma, di andare in campagna. Che fai? Non vai in campagna? Eventualmente si potrebbe giocare anche in cooperativa, tra l'altro. In campagna, ma in modo un po' particolare, perché diciamo che non siamo proprio sulla Terra, quindi Lightyear Frontier, partiamo, accettiamo, e in questo modo raccolta dei dati dell'utente, no, magari questi no, eh. Già ti ho nel primo step, il primo sì che abbiamo detto, gli abbiamo donato un rene, il secondo magari meno. Allora, impostazioni, andiamo a vedere un attimo la situazione. Daniela mostra nomi dei giocatori, sottotitoli, dimensioni dell'interfaccia. Facciamo media l'interfaccia, grande? Media? Vabbè, poi vediamo. Raccolta dei dati dell'utente, anche no. Audio, abbassami la musica. No, non questo, la musica solo mi devi abbassare. Bella, ma anche meno. Effetti sonori un pochino e lasciamo questo. Visualizzare la luminosità, campo di neve, vediamo un po' tutto, modalità grave, prestazioni e qualità. Guarda le foglie, le vedete le foglie sotto di me, le ombre? Maggiormente quello cambia, no? Anche i riflessi sul robottone, effettivamente. Vabbè, comunque mettiamo prestazioni. Il motion blur mettiamo basso perché il motion blur mi fa cagare. Quindi lo mettiamo un po' così, un pochino lo lasciamo perché magari è previsto anche per nascondere un po' di magagne. Bene, 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 quindi vedete, ecco, in campagna, signori, ma con il robottone Farmec, giocatore singolo, avvia una nuova partita, nome del mondo e la campagnona, la campagnola, campagnola, che la zappi e basta, non so, vogliamo. Grazie Tappo, grazie per i 48, attenzione Arturino Style, grazie Tappo, grazie per questi 4 anni, buona candelina e buon Arturino, grazie Tappo, grazie mille, auguroni per questi 4 anni e grazie anche ad Underground per i 57, grazie Underground. La terra non è più vivibile, alcuni come te sono partiti alla volta della frontiera anno luce, cerchi una nuova casa, un nuovo inizio. Attenzione, anno luce. Bravi tutti. Siamo partiti con gli pip. Bene. Siamo arrivati anche con stile, eh? Molto bene. Hai visto Dazum? Noi siamo sempre pronti a testare cose. In realtà questo me l'ha consigliato Inghinia perché io ogni tanto mi perdo tra le varie uscite che ci sono. Allora, le radure. È mattina. Voi non vedete la mattina perché ci sto io. Trova il tuo robot. Missione iniziata. Ah no, quindi in realtà non... All'inizio la prima impressione pensavo fossimo proprio noi dei robot. Invece non è vero. Abbiamo dei robot da trovare. Da utilizzare sostanzialmente. Come dei mech. Mi abbasso perché lì c'è l'orario. Può interessare l'orario? Potrebbe. Allora, andiamo a cercare il robot che sta lì. Intanto vediamo un po' in giro. Vabbè, in giro non c'è una sega al momento. Quindi... Ma siamo alti 15 centimetri? Ci sono spezzate le ginocchia nell'atterraggio o c'è un problema? Vabbè. Siamo un po' bassini, ma... però guarda che posticino. Ci abbiamo avuto una botta di culo che dopo che la terra è diventata un posto invivibile abbiamo anche trovato un ambiente apparentemente vivibile, caruccio, insomma. Ci può stare, eh. Ci abbiamo pure diverse lune. Guarda che luna. Guarda che piccioni. Figurati se non ci sarà qualcosa che ci ammazza. Oddio, in realtà non dovrebbe essere un gioco competitivo, nel senso, dovrebbe in teoria non esserci niente che ci uccide. Però la teoria è sempre la teoria.
Allora, ci sono anche un po' di fumarole che vanno... All'inizio, quando ho visto la prima, pensavo che fosse la nostra navicella che si è schiantata. Però, mo d'uso le cose. O se sono schiantate tre navicelle, o magari sono dei geyser... guarda quel pianeta lì, bellissimo. Ah, quello... Ok, ok, attenzione, abbiamo cacciato il piccone. Allora, colpisci, afferra il... il piccoglitore può spaccare alberi, pietre e altri materiali. Oddio, perché effettivamente colpisci e raccogli, quindi ci può stare. È un nuovo attrezzo, diciamo, è un nuovo attrezzo. Ma io non devo piare quello? Cioè, boh, che mi metto qua a fare il piccoglitore. Per dire, proviamo. Ok, e la pietra come la pio? Così come mi aveva detto. Ah, perché vedi, fa così. Sì, ma la ammucchia solo. Afferra, tieni premuto per lanciare. Lancia gli oggetti al robot per raggiungere. Vaffanculo. Ah, li piave per raggiungere. That was quite the tumble you took there. Luckily your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Il tacchino. Tacchino un po' particolare. Allora, aggancia il motore del robot e aggancia il braccio del robot. Va bene. Allora, il braccio ce l'abbiamo qua. Ovviamo così. Te lo aggancio. Ok. Il motore dovrebbe essere questo. Arrivo, Aspetta, mi sono castrato. Becca del motore, toh. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We've got a planet to explore. Attenzione. Ma vi dirò, vi dirò. Già si parte con un certo infognamento qui. Ok. Salgo a bordo? Saliamo, va. Beh, che cazzo è? La mia di trebbia, signore. La mia di trebbia. Guarda là. Bravi tutti. Bravi. Allora, cambia visuale. Ah, c'è anche questa qua. Però sai che dall'interno non è affatto male. Se devo... Oddio, da fuori sicuramente è più comodo, però. Devo trovare la sparasemi, la sega chiodata, lo sparagermogli e l'aspiraculture. Penso che siano allora ste fumarole qua a sto punto. Excuse my manners. One kind of starts expecting guests after 200 years. Name's PIP3R. That's Piper, for sure. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Va bene. Prima fammi raccogliere quello che mi ha detto. Ma io, nel mentre... Ah, nessun attrezzo il robot, quindi nel caso dovremmo scendere poi. E come detto, Alone in the Dark l'ho preordinato, ma mi arriva venerdì. Ok, questo ovviamo. Si può? Ah, vedi, lo mettiamo sul braccio. L'aspiracoltore raccoglie acqua e piante e può distruggere le malerbe. Le erbacce, sostanzialmente. E quindi dobbiamo raggiungere tutte ste zone dove stanno le fumarole. Porco due, ci mettiamo un'ora e mezza. Never ceases to amaze. That magnificent mech. Those high power tools. And even that ship of yours. The FarmMech project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Però se devo raccogliere tutte ste cazzo di cose ci metto un anno e mezzo. Andiamo prima a questa qua dietro, va. Anche perché è pure abbastanza lentino, però. Tocca farlo, signore. Qui ci saranno cose da raccogliere. Compreso quel metallo lì che vediamo. Intanto senti la nostra motoretta. Com'era la visuale? Ok. Ok. Spara germogli, pianta germogli, alberi e grosse piante nel terreno. Cambia ricarica. Cambia attrezzo. Ok. Vabbè, noi non abbiamo comunque... abbiamo raccolto... Ok.
che fa della vernice blu. Hai visto? Raccogliamo le risorse con la tirapolvere. So quick to give up on the farm mech project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Sì, abbastanza. Come detto, il nostro pianeta è andato a puttane, quindi abbiamo cercato altrove. Ego, state zitto. Non riesco a capire perché ogni tanto questo cazzo di coso parte da solo. Semenza, quindi questa la possiamo poi utilizzare da piantare. L'ambiente non è male, vi devo dire la verità, eh? Bello colorato, guarda qua. Alberello, fiumetto, cascatina. Che vuoi di più dalla vita? Magari non essere precipitati, poteva essere un'idea, però comunque meglio di niente, signori, meglio di niente. Meglio essere precipitati, ma essere vivi. Aspettate che... Sì. Il sistema la mettere un po' più in alto, un po' più alta. Se no stiamo lontani, che già la cam la metto piccolina poi. Vai biondo, veloce. Qua si può piantare, secondo... Si vede, eh? È arato, è arato. Questo si può piantare pure. Oh, se n'è andato di sguincio. Che cazzo. Ah, ci vuole il miglioramento per spippolare questo, vabbè. La sega chiodata, penso che per gli alberi questo dovrebbe... No? Punto A, la sega chiodata è utile per spaccare gli oggetti. Scorri lama e punto pugno. Ah, così è punto pugno e scorri lama. Attenzione. Quindi posso fare così? Ma posso fare anche l'affondo? Hai visto? Nuova costruzione. Però vedi, pure la ricetta vegetale, lascia fare. Pium, pium, pium. Facciamo prima a fare così comunque. Un po' di roba la pio. Risorsa scoperta, germoglio. Questo quindi è un albero giallo, quell'altro era un albero verde, quindi mi darà cose diverse. Germogli diversi in realtà. Vabbè, andiamo a pigliare il prossimo, che se sta a fanotte. Well, abandoning the light year frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. Aspetta, mi sa che devo passare da qua però per andare lì. Perché stanno qui in alto. Allora, trova il tubo di irrigazione, trova la sparasemi, poi costruisci un capanno da officina e un luogo in cui dormire. Vabbè, vorrei prima andare a raccogliere quelle cose, però. Sennò che cazzo facciamo? Bonifica regione cime conifere. Bonifica la regione cime conifere. Come la bonifico? Cioè pianto altri alberi, immagino, no? Penso di sì. Però scusa, se io non ho i semi delle coniferi, come faccio? Mica ci posso piantare le altre cose. Dovrei abbattere uno di questi, sperando che mi escano più semi per raddoppiare, no? O forse... Poi cercheremo di capire anche... Scusa, il peso... Siamo a 0,9 di pietra. 0,2, no, mi devi far vedere il peso totale. 21 su 60, vabbè. Mappa del mondo, piano piano la scopriremo. E tipo questo qua, che roba è? Non lo sappiamo, ma c'è una costruzione un po' particolare, eh? Vabbè. La melman la possiamo piantare. Ce l'abbiamo le luci? Grande! E beh, per forza, signori, è un robottone di quelli cazzuti che fa, non c'è anche le luci. Non mi posso... Volevo vedere il frontale del robottone, ma non si può. Allora, aspetta, fatemi passare. Salta, salta un po'. È là quello che devo raccogliere. Vabbè, niente, siamo passati. L'importante è che non si scassa niente.
Aspetta che questo, guarda, guarda, questa è una pianta particolare, questo penso che sia color fiore rosso, ci fa vernice rossa. Abbiamo pure quello blu, qualora volessimo fare qualche livrea. Le radure. Che cazzo. Naviato, vabbè, non uso. Allora, il tubo irrigazione innaffia piante e rimuove la melma nociva. Ah, vedi? Ma si ricarica come? Con il tempo o lo devo ricaricare io in acqua? Cambia ricarica o cambia attrezzo? Ah, vedi, rimuovi la melma nociva e le malerbe per bonificare una regione. Quindi per bonificare quella là dobbiamo togliere ste schifezze. Però vorrei capire se tipo me butti in acqua, ma ricarichi? No. Cambia ricarica. Come cazzo la ricarico? Scusi. E mo? Che stronzata, scusa. Ma aspetta, fa vedere se posso tipo aspirare. Ok. Beh, non è immediata come cosa. Più che altro perché, vabbè, forse poi ti fa livellare. È poca pure l'acqua che mi posso portare. Vabbè, mo, giusto perché stiamo qua, un po' di melma la togliamo. Però poi basta, mi rompo il cazzo. Perché abbiamo l'acqua nei paraggi anche. Se no. Ok, anche perché siamo al 30% di smelmamento. Finita l'acqua, niente. Vai, vai. E poi diamo pure una verniciata e passa la paura. Arrivo, arrivo. Dicevo, per quanto riguarda i sottotitoli, prima volevo andare a vedere. C'era la grandezza dell'interfaccia, però non so se cambia per l'appunto solo l'interfaccia. Secondo me solo l'interfaccia e non i sottotitoli. Però, mai dire mai, eh. Cambia attrezzo con V e... No, non con... La freccetta dovresti mettere, perché sto... Come faccio ad usare il pad, il mouse, se è buggato il... I comandi si saranno buggati. Vabbè. Andiamo a prendere il pezzo che ci manca, che stava. Ah no, qua non si passa manco per il cazzo. Fammi il giro, va. E... Sì, potrebbe essere impugnante, devo dire la verità. Potrebbe esserlo. Grande cespuglio, posso prendere il grande cespuglio? Mi dispiace, però anche per captare e prendere robe nuove, che ne so. Guarda come smacchiatura, bravi tutti. Bravi tutti, bravi noi. Tutti chi? Sta a fare tutto noi. Allora, e il problema è che scatta dell'infognamento anche a fare ste puttanate. Perché questa mo per dire era un compito secondario che, insomma, ce lo possiamo anche evitare. Nel senso.
Anche perché prima di tutto, secondo me, prima di andare a fare queste cose, dobbiamo fare gli obiettivi, qualche obiettivo principale per andare un po' più avanti. E che cazzo. Allora, dovrebbe niente. L'ultimo, l'ultimo. Ah, giorno 2 così, ok. Rise and shine, Exopharma. That mech of yours is looking good today. Those modifications you did yesterday really paid off. Ma in realtà non credo che abbiamo fatto delle modifiche che hanno dato dei frutti. Porca troia, ammazza e trambata. Però dovrei arrivare dall'altro lato, ma è un po' lontanino e non so se sia questa la strada. Credo a naso che ci potrebbe essere della speranza passando qui, ma non ne sono sicurissimo, quindi ok. Oddio, si è ribaltato. Hope that didn't scratch the paint. Aspetta, mi si è sfracicato il robot. Quindi ogni tanto dobbiamo scendere anche per recuperare il nostro robot che si è andato ad imbucare qui dietro. Scusa. Dai, cazzo, che ce la fai. Ma che robottone sei? Vai. Piano piano qua. Bravo. Perché? Perché c'è l'acqua. Perché c'è l'acqua. L'ho vista, sembrava erba dall'alto. Oh, verde per verde. Vai. Facciamo parkour. No, no, non benissimo, non benissimo. Però vabbè, alla fine, cioè, si può anche, aia. Mo non posso né scendere né salire. Interessante come situazione questa. A meno che, no. Tieniti, tieniti. Bravissimo. Bravissimo sto paio di palle. Perché mo da qua dove andiamo? No! Ale! Aspetta, capiamo. Perché da qua secondo me possiamo comunque fare un'azione evasiva da panico da qui. Ce la fa, ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa. Acqua fu- ah, aspetta, però l'acqua non è. Allora, aspetta, l'acqua sarebbe profonda, non fonda. Però va bene uguale. Scusa, ma io praticamente sto allo stesso punto di dove stavo prima. Dio, crisantemato. Va tutto sto cazzo di bordello o no? Che cazzo. Potevamo anche che fare meno di casino. Ok, allora, la sparasemi, pianta i semi nelle montagnole. Allora, raccogli legno, costruisci un piccolo terreno. E là. Allora, aspetta. I know you weren't sent here for a mission that's been canceled for nearly two centuries. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. Va bene, tu sei felice che qualcuno ti tenga compagnia. Io qua mi devo organizzare. Allora, qua c'è dell'acqua, quindi secondo me qua stiamo bene. Allora, devo costruire un capanno da officina, un luogo in cui dormire e un piccolo terreno. Partiamo con il piccolo terreno. Frantoio, forno per mangime, capanno da officina e ci vuole il legno. Ok, poi piccolo terreno lo possiamo fare. Lo faccio. Qua. Ok. E ci devo aggiungere. Ma perché mi dici aggiungere, Cristo? Non sto col ma siamo su Xbox. Che cazzo è, mo? Ma tu guarda la Madonna. Vabbè, è X comunque. Non lo so da dove cazzo l'ha presa la tastiera, mo, la l'Xbox. Vabbè.
Pianta un seme. Piantiamo un seme. Dov'era il nostro sparasemi qua? Ma un seme a caso? Cambia riga. No, dai, signori, ma che cazzo ha fatto coi tasti? Dimmi che si è ripreso. No, si è ripreso un cazzo niente. Comandi. Allora, non ho mouse e tasti. Siamo con il pad. Siamo con il pad, dovresti saperlo, perché c'è solo questo. Cioè, così non si capisce un cazzo. Not sure they appreciate a stomping mech. Vabbè, non lo so, signori, posso fare solo questo, credo. Che cazzo vi devo dire? Va bene. E a piantare abbiamo piantato, poi vediamo. Sì, mo facciamo pure quell'altro e via. Poi dobbiamo fare un luogo in cui dormire, quindi una piccola tenda ci serve, l'erbetta e del legno. Ok, quindi andiamo a prendere un po' di... Aspetta, quello che roba era? Christian. Cambia ricarica. Questo pianta. Non so se togliere questi di alberi o... Vabbè, magari un pochino sì, dai. No, perché noi ci siamo piazzati qua, magari. Era comodo avere un po' di... Un po' di verde, un po' di alberelli. Dammi pure un po' di roccia che fa comodo, eh. L'ho spaventato? E sti cazzi, questa ormai è casa nostra. Arriviamo subito come gli invasori sul pianeta. Questa è casa nostra, evadevi dal cazzo. Onesto, onesto. Sì, anche se in realtà per i semi non mi ha detto niente. Quindi siccome abbiamo piantato dei semi random, li annaffiamo eventualmente anche un'altra volta. Allora, vediamo se possiamo fare la tenda. Yes. Ma piccola tenda, che cazzo è? Ma non doveva essere un luogo dove dormire, eh? Che cazzo ci devono dormire? I buffi qua. Vabbè. E costruisci, che te devo dire. Ah, mo' ha rimesso i comandi. No, qualche comando è giusto, qualche comando. Vabbè. Poi costruiamo pure capanno da officina che stava qua. Ci serve altro legno, però. Aspetta, arrivo. Ho capito che entro solo io, ma là secondo me non c'entriamo manco noi. Cioè, guarda là, quella è un pollo. Guarda la tenda nostra. Cioè, non siamo alti mica come un cespuglio. Eccessivo. Non saremo altissimi, non saremo 2,20 m, ma manco 15 centimetri, dai. Cioè, se quella è la nostra tenda, significa che questa qui è per noi una montagna grandissima. Allora, comunque, famo sta cazzo d'officina qua, com'era? Ah, vedi che si può fare. Allora, vedi che si stronzo. Allora, l'officina, me la fai a... Si dice pecorina, scusa. L'officina, un'altra cosa. Falla qui, va. Moda male. Officina, fermate. Bravi tutti. Ok. Costruisci un frattoio dietro un... Dentro a un capanno. Allora, forno frantoio con pietre e legname. Pressa le piante per ricavarne oli. Ah, vedi? Iniziamo a fare l'olietto. Beh, vado a dormire, signori, quando si fa notte. Mo' sfruttiamo il giorno, magari. Comunque, apparentemente non sembra poi una merda sto gioco, eh. Nel senso, non...
Non mi sembra male per quanto siamo nelle primissime fasi. Però nelle primissime fasi a volte già inizi a capire se un gioco è una merda o meno. E questo non mi sembra male. Allora, facciamo questo. Noi abbiamo, è là, la, questa qua abbiamo una semenza di elastibacca. Elastibacca, che cazzo vuoi fare voi? Gli oli di elastibacca, non lo so. Ma noi mangiamo della serie. Ah no, però potevamo fare qualcosa, c'era, era uscito scritto qualcosa. Va bene, uguale, dai. Gli abbiamo dato una picconata. Questi invasori che arrivano così. Questi forno per mangi. Sovraccarico. Apri l'inventario. Non apro l'inventario. Aspetta, fa vedere. Nutri, mangi mese. Ah, vedi, possiamo da mangiare. Lo alleviamo. Vabbè, per poi mangiarcelo, credo. Sono il cazzo da alleviarlo. Scusi. Vada di frantoio. Ammazza quante cazzo di gorocce abbiamo piato. Eccessive. Il frantoio. Non riesco a capire a cosa lo sta legando. Ma mettilo qua. Ok. Produci un olio. Costruisci un frantoio. Vai a dormire. Costruisci un forno per mangime. Che ci vuole. Due di olio che non ho. Quindi dobbiamo fare prima l'olio, poi prendere il legno e poi cagare la spruzza. Allora, facciamo prima una cosa. Un po' d'acqua la vuole la nostra elastibacca. No, questa è l'aspirapolvere, mi scusi, ho sbagliato un pochino. Sì, va bene, allora noi gnomi andiamo a dormire. Beh, no, siamo veramente dei cazzo di gnomi comunque. Poi non è così alto quello, cioè nel senso, le proporzioni sono un po' strane. Devo dire la verità, eh. Hai la probabilità di trovare risorse aggiuntive in natura. Se facciamo l'upgrade tipo, va bene, ci guarderemo, ci guarderemo. Giorno 3, signori. Oh, buongiorno a tutti. Nothing like a good night's rest. Those new mech parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure. Ah, ma l'olio lo posso fare così? Aperto, insomma, tra virgolette. Allora, lo facciamo con la fibra vegetale, l'olio. Ah, io pensavo con qualche pianta interessante. Allora, ci mette 30 secondi. Fammene due che sono quelli che mi servono per... Ah, però guarda che figata. Vabbè, noi il robot lo usiamo quando ci serve, no? Mo. Per dire. Ci serve. Posso fare anche una cassa che magari lascio delle robe. Sì. Vanno depositi. No, ci serve il legno. Perché credo di aver preso un po' troppe rocce. Il problema è che sto togliendo tutti gli alberi, cazzo. E non è una bella cosa, scusa. Attenzione, piove pure, eh. Non ce l'abbiamo i tergicristalli noi? No, che cazzo ho fatto? Scusi, c'è stato un problema. Guarda, facciamo così che facciamo prima. Grazie Elrien. Grazie mille Elrien. E un Sulemani a Elrien per la sabona giftata. Sulemani. Grazie Elrien. Grazie mille per la sub giftata. Augusto, mi raccomando, se ci sei, ringrazia Elrien che ti ha gentilmente giftato la sabona. Ma noi ci serve un po' questo che te devo dire. Ci serve un po' questo. La cassa la potremmo mettere qua vicino. Te la piazzo. Ci deve stare questo spazio? Non riesco a capire. Ah, deve stare fuori da queste recinzioni? In realtà da qua no. Però vabbè, comunque io la cassa la metterei eventualmente qua, questi cazzi. Per il momento, giusto per... Ok. L'olio me l'hai fatto tutte e due? L'abbiamo raccolto? Nessuna produzione in corso, eh? Deposito nelle vicinanze, uno.
vano di deposito. Ok. E che ha 60 slot una cassa di queste, quindi sostanzialmente come la nostra, cioè il nostro peso trasportabile. Comunque devo fare il forno per mangime, che avevamo detto che cosa necessitava. Quello che abbiamo, a posto. Vabbè, lo facciamo. Sì. Questo dice, ah, produci mangime nel forno per una... Come lo fai? Mangime semplice e mangime saporito. Quello semplice con olio vegetale e fibra vegetale. Fammene un... due. Bravo. Nel mentre però, mentre mi fa il fornetto qua, fammi un altro po' di olio vegetale. Fammene un 6. Poi la fibra vegetale la andiamo a raccogliere di nuovo, anche da questi. Tanti cespugli, non è che siano... A ricrescono, a ricrescono. Non mi preoccupare. Sono cespugli, è il mestiere loro. Almeno questo. Abbiamo preso il Beer Factory. L'abbiamo già portato. Se non sbaglio, sì, era quello che avevamo già fatto, no? Che poi i titoli molto spesso ce ne stanno diversi, quindi. Abbiamo già provato una sera in live, ma fa cagare. Perché l'accesso anticipato ti dava delle prospettive su quello che poteva essere il gioco, ma poi in realtà quando è uscito il gioco era esattamente identico. No, all'accesso anticipato, alla demo che avevamo fatto 2 anni prima, quindi. Non mi sembra un gran passo avanti. Quindi preferisco spippolare altri titoli che sembrano essere più interessanti. Per dire, già questo è più interessante. Nutri un animale 3 volte dobbiamo farlo, quindi dobbiamo fare ancora dell'altro cibo. E quindi andiamo a fare... Vabbè, intanto... Vabbè, intanto fallo il mangime. Ma poi la roba che esce dalla fabbrichetta me la mette direttamente nell'inventario? No. Ah, li butta a terra. E allora scusa, il cibo che avevi fatto qua, che cazzo di fine ha fatto? Ah no, ce l'ho io, ok. E va bene, andiamo a dar da mangiare a... una bestiola di quelle che stava qua, che mo' prova... Uè, l'erba nociva te devi levare dai coglioni, eh? Che cazzo, mo' ho messo le cose là... No, questo me devi levare. Quelli dovete stare. Ma questi già sono cresciute, eh? Più di questo non... Mettiamo un altro po' di... Visto che sta già annaffiato, signore, sti cazzi. A posto. Ora. Diamo del cibo. Dove state? A Bagarozzi. Non scappate, eh. Piano piano, che c'ho della... C'è la pappa. Venga qui. C'è la pappa. Guarda che ti do. Vieni qua. Tiè. E uno l'abbiamo fatto mangiare. Come si chiama? Piumino. È sazio? Salute. Barra di alluminio, nuova ricerca, pezzi in alluminio, nuova costruzione, assembla tutto, rimessa di qualcosa. E ce ne sta qualcun altro de fratello tuo? Che io devo da mangiare a 3 bagarozzi, però. Però non li trovo i bagarozzi. Attenzione, signori, che c'è. Una grotta. Attenzione. Ammazza, così tosta è il fungo. Che cazzo. Ah, questo. Cioè, possiamo prendere quello grande e quello piccolo? No. Ma che te pare? Ma come fibra vegetale? Il fungo fibra vegetale. Dammi qualcosa che mi posso mangiare. Questo.
li buttiamo. Tiè. Li dobbiamo dare a robot. Noi non possiamo trasportare una sega. Alla fine non c'è niente, però. Ah, le uova. Uova pietrificate. La barra d'alluminio. Proprio così le scassiamo. Bellissimo. C'è qualcun altro in barra d'alluminio che magari famo un viaggio solo, no? Ah, sì, ecco. Anche con l'omino così posso cambiare visuale, no? Allora, lanciamo. Tenga lei. E le uova, onestamente non so se possiamo prenderle, se possiamo fare qualcosa. Pietrificate però. Ok. A piacere le possiamo piare. Mo, non so che ci faccio. Non credo che ci possa uscire una frittatona. Perché. Però. Risorsa scoperta. Sì, una risorsa un po' particolare. Grande albero verde. Questo non possiamo scardinarlo. Però questi alberelli qua, vedi che un pochino di roba la possiamo piare. Se troviamo un altro piccione qua, se no ce ne andiamo. Allora, intanto vado a fare un'altra cassa, che magari qualche cosa la possiamo anche lasciare qua. Le cose qua ce le butta proprio a terra, eh? Nella cassa ti lascio l'alluminio, le rocce. Guarda, ti lascio pure il legname e germoglio di albero verde. Vabbè, poi gli alberi vediamo dove metterli. Sembra una cosa strana. Va bene, visto che è sera, signori, io vado a fare la ninna qua e poi ci risvegliamo il giorno successivo, in modo tale che andiamo, magari torniamo nella zona dove dobbiamo anche bonificare. Si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Ah no, aspetta, sono riusciti. That will run into something amazing. Che significa bolle nocive in arrivo? I don't like the look of this. Queste? Che cazzo sono? Aspetta, bagarò. Hey there, little fella. Fai scoppiare le bolle nocive. Ah, aspetta. Ah, perché cascano a terra e fanno la pozza. Sì, ma pure così fanno la bolla, eh. Non so se stiamo facendo la cosa giusta, ma non sulle mie piante, però, cazzo. Vai, corri, corri. Non l'ho ben capita come cosa, però escono dal terreno, ma vai. Ok. Costruisci rimessa di miglioramento. No, prima devo dare una ripulita qua. Che
Hammer pieno. Noi stiamo finendo il mare. Well now, easy does it. Well now, easy does it. Uno di tre nidi nutriti. Ok. E aspetta che qua dobbiamo raccogliere sto coso. Questi intanto stanno crescendo. E po, 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 po. Acquetta. Via di melmina, via. Leva melma, biondo. Ok. A posto così. Ora, in linea teorica dovremmo poter fare magari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 per il momento, fin quando non esce l'altro olio, se può fa. E costruisci rimessa di miglioramento. Rimessa di miglioramento. Sembra i materiali incomplessi. Componenti, immagino. Rimessa di miglioramento. Ok. Mi serve la roccia, l'alluminio che stanno là e il frame, il telaio in alluminio che lo faccio, credo. Not sure they appreciate a stomp. Non assembla. Sembra minchia qua. So che ce faccio, usala per accedere agli accessori. Dobbiamo andare più all'alluminio allora, signore. Ci fammi i panni pure. Sì. Grazie Pmari, grazie per i 47. Bonsoir, bonsoir. Attenzione che è vicino all'Arturino, eh. Diciamolo, diciamolo. Allora, vabbè, abbiamo lasciato la nostra attrezzatura. Fanno un altro po' di questi, no? La coda è completa e va bene. Appeso come siamo messi? 13 di 60. Hai voglia fa. Hai voglia fa. Allora, dobbiamo andare a prendere un po' di alluminio. Che in linea teorica l'abbiamo visto lì nella grotta. Però sarà pure da qualche altra parte. Insomma. In zommola. Quindi facciamoci un giro, sti cazzi. Bonifica regione foresta. Un'altra cosa da bonificare. Qua. Ma mi segni dov'è la mia cosa poi? Sì. Sì, 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 sì. C'è il simboletto di casa, dolce casa. Allora, non penso che sia solo nelle grotte l'alluminio, no? Veloce, precisa. Chi è? Ok, abbiamo trovato un alberotto. E questi li dobbiamo togliere con il nostro buon aspirapolvere. Funziona? Neanche per il cazzo. E questo? Miglioramento richiesto per l'aspiraculture. Ah no, allora non possiamo fare. Ok. Ah, qua proprio l'acquetta è tutta smerdata, attenzione. Ma l'alluminio non è mica facile da trovare comunque. Non vorrei di niente. Ok.
Arturino è il badge per i 4 anni di abbonamento, che è il badge più sportiveggiante di tutti, per il semplice fatto che Arturo appunto è il protagonista della nostra mitica serie di Dark Souls 2, che è il personaggio più riuscito sul canale di sempre, signori. Che cazzo, pure sovraccarico. Quindi è il nostro badge di riferimento per i 4 anni di abbonamento, e quindi è l'Arturino, l'Arturino. Si guadagna l'Arturino ai 4 anni. E niente, siamo già pieni di merda. Non proprio di merda, ma quasi. Ho capito che siamo sovraccarico. Che cazzo devo fare? Se mi si blocca pure a caso, è un problema. Magari potremmo pure fare nel mentre la rimessa per il miglioramento. Che tra l'altro la rimessa di miglioramento, aspetta, ci serviva qualcosa. I frame, è vero, con che si fanno con l'assemblatore, immagino. Che però per farlo ci vuole una manicata di alluminio. Ok. Tutti coglioni. Ma Fallout, sempre copyright, sempre cose. Perché qua pure i badge che metti, insomma, sta pure accorto a quello che metti. Non si sa mai. Allora, mi lasci le uova quanto pesa? Un mezzo chilo ce le lasciamo. La legna ci pesa così tanto? Sì. Ah, cazzo, è piena pure la cassa, vaffanculo. E fammi un'altra cassa. Quindi non sono in comune le cose che abbiamo qua. Cioè, nel senso, non posso ripescare qua per fare una determinata cosa. Vabbè. Vabbè, al momento fammela qua. Quindi qua ci metti queste. E mi ci puoi mettere anche queste. Di qua ci mettiamo altre cose strambe eventualmente. Questa cosa 0,5. Vabbè, questi per pittura me li puoi pure levare. Carico di energia nociva può essere purificato. Utile in spora nociva. Ok. Allora, vabbè, lasciamo pure l'olietto, effettivamente, che tanto non ci serve. Vado, aspetta che c'è. Aspetta. Siamo sotto i coglioni. C'era rimasta della melma. Andiamo a dormire. Là è molto melmoso. È tutto un po' così. Vabbè. Vai. Dormiamo. Altra giornata.